Adesso andiamo a incollare l'altra parte, sempre facendo molta attenzione che il nostro fiocco sia bello dritto, che non sia storto. Adesso tocca a quella blu. Per finire vado a mettere il colore azzurro e così, come vedete, si vede già il degradé dal bianco al blu, molto molto carino. Andiamo a pressionare bene in centro così si incolla per bene. Ecco fatto. Adesso andiamo a fare il centro. Semplicemente prendo un altro pezzo di nastro, questo misura sui 11 cm, però è un po' a occhio, dovete vedere voi, magari dovete tagliare dopo un pezzettino. Vado a sigillare questa punta, anche l'altra, per poter lavorare meglio. E vado a incollare con un'altra colla il centro, perché questa colla non mi lascia il pezzo duro, così non sarà aperto. Ecco, adesso posizioniamo il centro. Questo lo potete fare di colore bianco o di colore di un altro colore, o blu o azzurro. Ok, qui ho già sistemato e vado a incollare già la prima parte, sempre con la mia colla a caldo che non volevo uscire. Incolliamo e dopo mi è finita anche la batteria. Comunque qui era l'altra parte che ho già tagliato un pezzettino e incolliamo. Ecco, e già il nostro centro è perfetto. Adesso se volete potete mettere magari delle perline adesive o lasciarlo anche così. Io avevo queste mezze perle adesive e ho voluto inserirle. Ne ho messe 3 e basta, il fiocco è finito. Comunque in un prossimo video vedremo come fare delle bande elastiche da inserire sopra questo fiocco, che è molto adatto per le neonate che, come sapete, stanno molto bene con questi fiocchi enormi in testa, e è bello che lo possiamo fare noi con dei colori più diversi. Quindi vedremo in un prossimo video come fare queste bende elastiche, e questo è il primo che vi faccio vedere. Allora, il secondo, e il procedimento è sempre lo stesso, quindi sapete già come fare. L'unica cosa che qui ho cambiato i colori, ho fatto rosso da una parte, bianco dall'altra, e il terzo petalo ho messo della parte opposta, e il risultato è questo. È molto carino, anche questo mi è piaciuto tantissimo. E poi ovviamente mettete il centro, e questo è l'ultimo che ho fatto tutto ad un colore e l'altro. Questo mi è piaciuto davvero tanto. Bene creative, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia stato utile. Se è stato così, vi prego regalatemi un like. Se volete il video delle bande elastiche per aggiungere questi fiocchi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E condividete questo video così arriverà a più persone, e noi ci vediamo al prossimo video. Hasta pronto!